edizione 2023 di Olio Officina Festival, l'olio è progresso. Facciamo un consuntivo finale di questi tre giorni. È un consuntivo veramente spettacolare, e così spettacolare che già sono proiettato verso la 13ª edizione, che si svolgerà appunto nel 2024 e avrà come tema olio musicale. E chiudiamo proprio, abbiamo quindi voluto chiudere proprio con un concerto, proprio perché sia l'anello di congiunzione tra questa edizione, l'Olio e Progresso, e la successiva. È andata molto bene sia per il pubblico presente, ma soprattutto per i contenuti che sono emersi. C'è una necessità di entrare nel vivo delle questioni e puntare su una via che è quella del progresso. Cos'è il progresso? Io semplicemente sintetizzo in questi termini: tutti accettiamo il progresso una volta che è un dato acquisito, e quindi è confortevole, perché ci sono i vantaggi del progresso. Il problema più grosso è far accettare il progresso prima che questo sia riconosciuto come tale, quindi è il pionierismo, l'entrare diciamo già in avanti, in proiezione futura, e individuare delle strade. Ecco, è questa la vera via del progresso, quindi accettare il rischio. Quindi colui che a un certo punto dice: io scelgo nel settore dell'olivicoltura, nel settore oleario, e quindi anche nella fruizione stessa dell'olio extravergine di oliva, una innovazione che oggi magari viene ritenuta scomoda, poco accettata perché rischiosa, oppure per ragioni ideologiche non accolta, ecco, noi dobbiamo pensare che il progresso è troppo comodo accettarlo quando è acquisito da tutti. Quindi l'olio è progresso in questo senso, e soprattutto perché c'è da osservare che noi trascuriamo il fatto che la più grande innovazione dell'uomo, oltre all'invenzione della ruota, è stata proprio la scelta di comprendere come da una minuscola oliva, che un tempo non era neanche figlia dell'olivo, ma di un arbusto che era l'olivastro, quindi un arbusto piccolo, spinoso, non certamente bello come una pianta di olivo, ecco, ma da quando è stata domesticata la pianta, quindi l'arbusto, quindi ha raggiunto, conseguito la domesticazione, allora sì che si parla di progresso, e questo è stato il più grande progresso. Ecco, noi abbiamo molte altre cose da fare, e quindi chissà cosa sarà dell'olio in futuro. Ci sarà un olio sicuramente migliore di quello attuale.